Va bene, allora benvenuti al numero 113esimo Lunch Seminar di Nexa, qui al campus Einaudi. E allora oggi presentiamo una ricerca che abbiamo cominciato un anno e mezzo fa sulla libertà di espressione nelle piattaforme online. Questa ricerca comprende una parte teorica, la nostra presentazione sarà una prima parte ricostruttiva della giurisprudenza che si è evoluta in modo significativo negli ultimi anni, e poi dopo presenteremo i risultati di un questionario che abbiamo svolto sui casi di censura online, cioè casi che, diciamo, che gli utenti percepiscono come censura. È un progetto che abbiamo iniziato un anno e mezzo fa, all'inizio con Beatrice Balzola, e poi è subentrato Giacomo Conti, e che adesso appunto si avvia alla conclusione, vedremo con un rilancio. Allora io lascerei adesso la parola a Giacomo che introdurrà il quadro costituzionale normativo del conflitto tra libertà di espressione e censura online, poi dirò qualcosa io sulla legislazione più recente, il Digital Services Act, e poi nella seconda parte vedremo appunto i risultati del questionario, e poi ci sarà spazio per domande e discussioni. Perfetto, grazie mille Maurizio, eccoci qua. Allora, questa ricerca che ha dato origine a questa presentazione che abbiamo chiamato Quale futuro per la libertà di espressione online nell'era delle piattaforme, prende le mosse, diciamo, dalla mia parte, che appunto, come diceva Maurizio, è una parte più generale, una parte che ha a che fare con il concetto di libertà di espressione in sé e sulla sua compatibilità con eventuali limitazioni che, come vedremo, sono state nel corso del tempo proposte sia da poteri pubblici, diciamo così, sia dall'arbitrio dei privati. Allora, la prima cosa secondo me che bisogna chiarire nel momento in cui facciamo un discorso di questo tipo è cosa intendiamo ovviamente per libertà di espressione. Ora, è chiaro che molti conosceranno l'articolo 21 costituzionale, il quale è in qualche misura bipartito, cioè il contenuto del diritto alla libertà di espressione comprende sia la libertà, e questo è un concetto molto importante che tornerà più volte nel corso di questa presentazione, sia il concetto, diciamo, di esprimersi e quindi di essere in prima battuta al protagonista della libertà di espressione, ma anche quella di subire la libertà di espressione altrui, fruirla, no? Quindi la libertà in qualche modo di informare, ma anche quella di essere informati. Quindi, tenuto presente questo valore ambivalente del diritto, l'articolo 21 ci dice che tutti ovviamente hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, eccetera eccetera, con ogni mezzo. La stampa, dice l'articolo 21, non può essere soggetta ad autorizzazioni o a censure. E poi al comma 3 dice si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che la Costituzione stessa dà dei sistemi attraverso i quali è possibile in qualche misura limitare la libertà di espressione, ma diciamo l'atto motivato dell'autorità giudiziaria vale soltanto nel momento in cui si procede a sequestro, cioè a qualcosa di successivo, di ex post. Diverso invece è il caso della censura propriamente detta, laddove la censura è ovviamente un controllo preliminare delle informazioni prima della loro diffusione, ed è questo che noi intendiamo oggi. Di conseguenza c'è appunto una particolarità ulteriore rispetto a quello che è tradizionalmente inteso come, no, i limiti all'articolo 21. La censura si intende quindi come un provvedimento preventivo. Scusa, posto? No, perché adesso possiamo ingrandire le slide perché non so. Vediamo se così si vede. Bravo. Perfetto. Quindi abbiamo due tipi di censura, noi abbiamo individuato due tipi di censura così in larga misura, li abbiamo definiti così: la censura determinata da una fonte normativa, cioè quando c'è un atto avente forza di legge o similare, quindi da proveniente emanazione di enti pubblici, che impone una limitazione alla libertà di espressione, oppure quando, ed è anche per esempio il caso molto spesso delle risposte del questionario che vi mostreremo alla fine, quando questa censura è determinata invece dall'attività di enti privati che si autoregolano fondamentalmente o che sono costretti ad autoregolamentarsi a causa di norme o atti comunque aventi una forza superiore rispetto a quello che è il loro arbitrio.
Ora, secondo la dottrina, diciamo, e la giurisprudenza, soprattutto della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, della CEDU, e insomma in generale si è determinato che la fonte normativa può limitare la libertà di espressione soltanto se, appunto, ha una forza di legge o assimilabile a forza di legge, se è proporzionata, quindi fondamentalmente se si occupa della limitazione della libertà di espressione in un modo compatibile, diciamo così, con il caso concreto, dopo vedremo un esempio a tale proposito, e se rispetta il contenuto essenziale del diritto, cioè sostanzialmente anche qui non è pensabile una limitazione tout court della libertà di espressione, ma bisogna in qualche misura contestualizzare questa limitazione a interventi specifici, cioè fondamentalmente non ridurre il discorso pubblico, non soffocare il contenuto essenziale del diritto. Ci sono due fonti normative principali, diciamo, di cui ci occuperemo oggi, poi Maurizio le espliciterà in particolar modo la prima di più, io ve le faccio solo brevemente presenti per entrare in argomento, diciamo in argomento costituzionale. C'è la direttiva 31 del 2000 sul commercio elettronico, nota anche come e-commerce directive, per quello che riguarda le piattaforme digitali, o meglio alcuni enti digitali, si pone una questione di sorveglianza in casi specifici, ma viene, come vi dicevo prima, esclusa la sorveglianza in termini generali nel momento in cui si mettono, diciamo, disponibili online opere protette da copyright. Lo stesso vale per la direttiva 790 del 2019, che però in qualche misura acuisce gli obblighi inizialmente previsti dalla direttiva 31 del 2000, prevedendo, e qua entriamo proprio nel punto essenziale del tema, prevenendo dei sistemi automatizzati di solito che abbiano in qualche misura, attuino un controllo preventivo. Cioè qua fondamentalmente quello che si vuole fare è prevenire la violazione del copyright ex ante, cioè invece di aspettare che il contenuto venga pubblicato, diffuso e poi soltanto dopo censurato, potremmo dire sequestrato per usare un termine costituzionale, qua abbiamo l'idea di prevenire la violazione, quindi agire ex ante. In astratto, appunto, si tratta quindi di un controllo preventivo. E questo è il controllo preventivo che dà origine a questo genere di cose che avremmo visti tutti. Io mi occupo anche, al di là poi della mia attività di YouTube, quindi quello di cui so un po' meglio. Tutti noi che violiamo il copyright, non tutti noi. Sì, tutti, esatto. Vabbè, anche uno che fruisce, per esempio, esatto, di un video che ha violato il copyright, spesso può trovarsi di fronte messaggi di questo tipo. Ora, notate che messaggi di questo tipo sono anche parzialmente diversi, perché gli ultimi due hanno proprio un messaggio di violazione del copyright, quindi il contenuto è stato eliminato. Il primo messaggio, invece, il primo screenshot, quello in alto, è un sistema diverso, non proprio di censura, ma di deindicizzazione, in questo caso di demonetizzazione, che vedremo nel corso del tempo, è un altro sistema che fa in qualche misura le veci della censura, pur senza censurare del tutto, ma diciamo disincentiva la proposizione di determinati argomenti o di determinati temi o contenuti in generale. Visto che, come vi dicevo precedentemente, la direttiva 790 del 2019 in astratto poteva prevedere un obbligo di controllo preventivo, ecco che c'è stata questa causa del 2019, la C401, Polonia contro il Parlamento Europeo e il Consiglio dell'Unione Europea, in cui la Polonia chiedeva fondamentalmente l'annullamento di alcune parti, poi in generale di tutto l'articolo 17, che fondamentalmente prevedeva questo obbligo generale di sorveglianza. Secondo la Polonia questo obbligo era un obbligo eccessivo, non rispettava il contenuto essenziale, diciamo così, del diritto alla libertà di espressione, e soprattutto, come sappiamo un po' tutti noi che giriamo su internet, c'è un problema concreto proprio di come si mette in pratica questo obbligo di sorveglianza, nel senso che i sistemi automatizzati di censura e controllo, soprattutto del copyright, sono spesso carenti e hanno dei problemi che dopo individuiamo più nello specifico. Infine, però, la Corte non ritenne sussistente questo obbligo generale di sorveglianza, dette quindi contro alla Polonia, quindi non venne annullata in nessuna parte la normativa preesistente, perché disse: in realtà i blocchi che noi vogliamo introdurre sono blocchi che riguardano file specifici, cioè è assolutamente rispettato quel requisito di cui parlavo prima, di proporzionalità e di limitatezza in qualche modo del contenuto censorio di questi provvedimenti.
Cosa vuol dire che i blocchi riguardano file specifici nel concreto? Vuol dire che quello che succede oggi fondamentalmente è che le piattaforme online che mettono a disposizione contenuti che potrebbero essere protetti da copyright hanno un database nel quale gli viene precedentemente comunicata dai detentori del copyright ciò che va protetto e quindi loro possono confrontare di volta in volta quello che viene caricato con quello che viene con quello che è predeterminato come da non pubblicare, diciamo, come protetto dal copyright. Quindi nel momento in cui vedono una sovrapposizione di questi due contenuti, ovviamente possono bloccare e bloccano automaticamente la visione del contenuto caricato da chi non ha il diritto, diciamo, di usufruire del copyright. Rimangono comunque, dicevo, alcune perplessità riguardo questi strumenti automatici di moderazione. Prima di passare la parola a Maurizio, vi dico semplicemente che, ovviamente, come ormai prassi e diciamo così, se ne parla abbastanza spesso, i sistemi automatici di moderazione, soprattutto quelli troppo irruenti, potenziano il cosiddetto fenomeno dell'echo chamber, quindi creano degli spazi di internet o comunque degli spazi in generale di comunicazione molto legati a certi temi, molto refrattari al cambiamento, tendenzialmente pericolosi o comunque estremisti per il discorso pubblico, possono porre dei rischi, diciamo così, di estremizzazione del discorso. Gli utenti non sono posti nella condizione di ricorrere adeguatamente ad eventuali sanzioni che vengono combinate nei loro confronti, questo lo vedremo poi più avanti nello specifico con i dati del questionario. Le decisioni di moderazione sono spesso oscure e spesso derivano anche da termini e condizioni, nello specifico non dettagliati, molto generici, quindi anche, diciamo, la base sulla quale vengono poi censurate le cose è spesso discutibile. E infine i sistemi automatici di moderazione hanno un problema enorme dal punto di vista della contestualizzazione. Ci sono parole che possono essere interpretate in modo diverso a seconda della loro intenzione, ma anche a seconda del fatto che siano utilizzate in modo ironico o attraverso metafore o addirittura in modo oggettivo, come per esempio la parola negro, che in spagnolo vuol dire semplicemente nero, ma che spesso viene censurata, e ci sono più di un caso, perché c'è questa barriera linguistica che ovviamente non viene capita dal sistema automatico di moderazione. Il risultato, ovviamente, come vi dicevo prima, è quello che si dice il chilling effect sul dibattito pubblico, cioè si tende fondamentalmente a soffocare quella che normalmente dovrebbe essere invece una vitale libertà di espressione su internet. E con questo io vi lascio a Maurizio, che invece vi parla. Ah no, non è vero, vi parlo ancora di questo, scusatemi, che è una possibile soluzione costituzionale alla compatibilità, o comunque al futuro, diciamo così, della libertà di espressione, nella misura in cui alcuni studiosi hanno individuato delle strade da percorrere per migliorare, per così dire, la compatibilità della nostra Costituzione con la censura moderna, diciamo, le piattaforme online in tutto questo mondo. Ci sono due soluzioni fondamentali abbastanza interessanti. La prima è un'aggiunta di un articolo 21 bis che dovrebbe sancire il diritto, quindi un'aggiunta, diciamo, a ciò che già costituzionalmente è previsto circa la libertà di espressione. Dovrebbe questo articolo 21 bis, questo tra gli altri anche Rodotà lo sosteneva, prevedere un diritto universale all'accesso a internet senza discriminazione né barriere, quindi sostanzialmente formalizzare quello che tutti vorremmo, no? Cioè un internet libero senza discriminazioni né barriere. Altri studiosi invece dicono non è necessario riformulare o aggiungere elementi all'articolo 21, l'articolo 21 è già perfettamente in grado di gestire le situazioni, diciamo, che si sono venute a verificare con l'incremento tecnologico, basta semplicemente interpretarlo in senso estensivo, porne anche una questione digitale oltre a quella tradizionale per cui era nato, che ovviamente è quella della carta stampata e dei media tradizionali. Vi pongo un'ultima questione, quella della differenza, secondo me molto profonda e molto poco approfondita, tra l'articolo 15 e l'articolo 21 dal punto di vista delle comunicazioni online, nel senso che l'articolo 15 è l'articolo della nostra Costituzione che si occupa di tutelare la corrispondenza privata, quello, l'articolo 21 invece è quello della libertà di espressione di cui abbiamo parlato finora. Beh, se voi ci pensate, su internet è ben possibile avere due diversi tipi di comunicazione che sono altrettanto corrispondenti a due diversi articoli costituzionali. Se io pubblico sulla mia bacheca di Facebook, pubblica un messaggio a destinatari imprecisati, sto compiendo un atto di libertà di espressione, appunto i destinatari sono imprecisati, potrebbe essere chiunque, quindi è chiaro che rientro nell'articolo 21. Ma se io, utilizzando lo stesso strumento, per esempio appunto un social network,
utilizzo questo strumento per comunicare privatamente con un gruppo ristretto di destinatari, ecco, da quel punto di vista diventa molto difficile sostenere che sono all'interno dell'alveo dell'articolo 21 della libertà di espressione. Secondo me è molto più probabile, diciamo così, che la disposizione costituzionale compatibile al mio caso sia in realtà l'articolo 15, cioè quella della corrispondenza privata. Io non sto riferendomi a un numero imprecisato di destinatari, ma a dei destinatari precisi, esattamente come se mandassi una lettera. Quindi questa è una parte, diciamo, molto interessante, secondo me abbastanza innovativa e poco approfondita, ma promettente, cioè questa discrepanza, questa differenza tra due metodi che tutti ovviamente utilizziamo per comunicare su internet. Prego Maurizio. Va bene, allora, sempre a proposito di distinzioni poco approfondite, che comunque erano di moda qualche anno fa, adesso non se ne parla più, la differenza tra i soggetti, no, di queste regolamentazioni del discorso online, dell'online speech. Possiamo distinguere tra editori e quelli che la direttiva e-commerce chiama i prestatori di servizi della società dell'informazione. Una differenza che, come vedremo, i casi di censura online che noi abbiamo documentato in qualche modo richiamano e che in qualche modo, insomma, mette in discussione questa distinzione. Allora, gli editori sono dei soggetti che decidono volontariamente e coscientemente ciò che viene pubblicato e ciò che non viene pubblicato. La loro scelta è a sua volta tutelata dalla Costituzione, in quanto libertà di espressione non soggetta a censura, soggetta a autorizzazione o censura, e però sono responsabili dei reati commessi col mezzo della stampa. Il regime dei prestatori di servizi della società dell'informazione invece è completamente diversa. In particolare i servizi di hosting sono scevri da qualunque responsabilità, a condizione che non siano a conoscenza di informazioni illecite, e appena ne vengano a conoscenza le rimuovano in modo tempestivo queste informazioni. Questo regime è, diciamo, che è stato introdotto appunto con la direttiva e-commerce, e che poi ha dato luogo alla distinzione tra hosting passivo e attivo, che la Cassazione ha confermato essere una distinzione valida. Quindi, per beneficiare dell'esenzione, l'hosting deve essere passivo. Adesso non abbiamo tempo di entrare nei dettagli di che cosa caratterizza uno hosting passivo, ma diciamo che l'hosting attivo si avvicinerebbe in qualche modo alla figura dell'editore, quindi perdendo la limitazione di responsabilità sarebbe responsabile dei reati commessi attraverso il suo servizio. L'articolo 7 del nuovo regolamento Digital Services Act, che è entrato in vigore giusto un mese fa in tutta la sua forza, introduce una specificazione che in qualche modo riprende e riflette la dottrina americana, quella incorporata nella sezione 230 del Communications Decency Act, cioè la cosiddetta Good Samaritan Provision. Cioè, se tu sei un operatore in buona fede, in modo diligente, intervieni per moderare i contenuti, per escludere contenuti volgari, offensivi, eccetera, non per questo diventi uno hosting attivo, quindi non per questo perdi la limitazione di responsabilità. E questo è un articolo importante, perché serve a coordinare la vecchia disciplina, tuttora in vigore, dell'e-commerce directive, con i nuovi obblighi imposti dal Digital Services Act, che vediamo tra un attimo. Il Digital Services Act introduce due nuove categorie: la categoria delle piattaforme, che era implicita, diciamo, nell'ordinamento precedente, ma non era ancora formulata come una definizione giuridica, e poi la categoria, la sottocategoria delle Very Large Online Platforms, che
su cui insistono obblighi ancora più specifici. Allora, su questa distinzione tra piattaforma o editore, qui chiaramente il discorso è molto complesso, lo semplifichiamo al massimo, però che cosa avviene in una piattaforma? La piattaforma indicizza i contenuti, mette a disposizione funzionalità di ricerca, rimuove contenuti illegali, contrari ai terms and conditions, e tutte queste azioni sono state tradizionalmente considerate dalla giurisprudenza come compatibili con la qualifica di hosting passivo. Però ci sono altri interventi, diciamo, ancora non sottoposti a esame dalla giurisprudenza. Per esempio, il fatto che una piattaforma promuova i contenuti economicamente più convenienti, che attraggono più utenti, questo che cos'è? In particolare, l'oggetto del nostro questionario, la rimozione di contenuti che non sono né illegali né in violazione dei terms and conditions, questi sono molto simili a un controllo editoriale sul contenuto, che avvicinerebbe la piattaforma alla figura dell'editore. Ora, il contenuto illegale è definito nel Digital Services Act come qualsiasi informazione contraria alla legge o dell'Unione o di uno Stato membro. Il considerando 12 dà un'interpretazione espansiva, include anche contenuti discriminatori, di incitamento all'odio, che peraltro in molti Stati membri sono illegali. L'articolo 3.7, che definisce moderazione di contenuti, allarga ancora un pochino questa definizione, estendendo il contenuto che può essere o che deve essere oggetto di moderazione come ogni altra informazione che violi le condizioni generali del servizio, cioè i terms and conditions. Quindi diciamo che il DSA stabilisce due basi giuridiche per la rimozione dei contenuti. Una pubblica, cioè la legge, il contenuto è contrario alla legge, e un'altra privata, cioè il contratto. E il contenuto viola il contratto che tu stabilisci con la piattaforma. Ora andiamo veloci sui nuovi obblighi previsti dal Digital Services Act, obblighi di dotarsi di codici di comportamento, di meccanismi di controllo e di moderazione e così via. Questi magari ci torniamo dopo durante la discussione. Il punto importante che vorrei sottolineare è il seguente, cioè che cosa sono, come qualificare, cioè come comprendere le limitazioni alla libertà di espressione che non sono fondate sulle due basi giuridiche che abbiamo individuato prima, cioè che non sono né contenuti illegali, cioè vietati dalla legge, né espressamente proibiti dai terms and conditions. Tenendo conto anche che i terms and conditions c'è una certa libertà contrattuale, ma chiaramente la piattaforma non è una libertà illimitata. Peraltro il Digital Services Act mette dei paletti al tipo di terms and conditions che possono essere imposti. In particolare le condizioni devono essere non discriminatorie, non arbitrarie ed eque. Quindi pone un limite alla libertà contrattuale. Poi su questo magari Alessandra, che ha scritto una monografia su questa questione, potrà dirci di più, però chiaramente da un lato solo contenuti che violano i terms and conditions possono essere rimossi, dall'altro i terms and conditions non possono indicare qualunque contenuto, non possono essere discriminatori, per esempio, non possono per esempio discriminare alcuni cittadini rispetto ad altri, non possono dire i cittadini della Federazione Russa non possono esprimersi, i cittadini che votano per Trump non possono esprimersi, e così via. Quindi non discriminatorio e non arbitrario ed equo. Ogni altro intervento limitativo della libertà di espressione, quindi come qualificarlo? Beh, dal nostro punto di vista
è da considerarsi un intervento editoriale, quindi potenzialmente idoneo a rimuovere l'esenzione della responsabilità civile. E veniamo quindi al questionario, su cui ridò la parola a Giacomo. Grazie Maurizio. Allora, noi abbiamo svolto questo questionario appunto per cercare di trovare dei dati provenienti dal mondo reale, proprio nella speranza di cercare di risolvere o perlomeno dare un quadro a queste questioni, no? Quindi abbiamo chiesto e abbiamo ricevuto 147 risposte, non tutte complete, cioè vuol dire che non tutte queste risposte i rispondenti hanno risposto a tutto, su quando, come e perché è stata subita una certa censura da parte dell'utente che ha partecipato al questionario e quali provvedimenti sono stati svolti sul suo account, nonché in che modo la piattaforma ha risposto ad eventuali contestazioni rispetto a questi provvedimenti, no? Cioè ad eventuali ricorsi, possiamo dire così. È emerso, sono emersi alcuni dati che io adesso vi porto anche alcuni esempi, non sarò lunghissimo perché il tempo è quello che è. Comunque, in generale, delle risposte che abbiamo avuto, sicuramente le piattaforme più colpite, diciamo, da questi casi di censura percepita come ingiusta sono le piattaforme di Meta, quindi Facebook e Instagram, Twitter al terzo posto. Non è un caso, diciamo così, sono anche tra le più frequentate, però c'è un netto picco, almeno dal punto di vista di Facebook, che invece sappiamo che è in declino, no? Quindi questo secondo me mostra che c'è effettivamente un problema da questo punto di vista. Che cosa è successo, secondo appunto gli interpellati, a seguito della pubblicazione da parte loro di contenuti inaccettabili? Beh, il provvedimento, diciamo, più comune è emerso è semplicemente la rimozione del contenuto, che è un provvedimento abbastanza semplice, tranquillo, voglio dire, non particolarmente gravoso, semplicemente viene rimosso il contenuto incriminato, finito. Il secondo provvedimento in termini di frequenza è la sospensione temporanea dell'account, quindi il ban temporaneo, e poi abbiamo invece la chiusura dell'account permanente, che è anche piuttosto frequente. Ci sono poi altre, diciamo, meccanismi intermedi, potremmo chiamarli così, di sanzione da parte delle piattaforme digitali. Per esempio c'è la questione della sospensione di alcune funzionalità, cioè l'account può venire limitato in alcune funzionalità, o può essere, che è abbastanza simile al discorso dello shadow banning, che però è un'altra cosa. Lo shadow banning fondamentalmente è un sistema abbastanza infido, potremmo dire, no? Tendenzialmente nascosto, in cui a un utente viene limitato l'accesso dell'account così come se il suo account fosse limitato o chiuso, ma non glielo si fa presente, e quindi l'unico modo per cui questo utente può accorgersi di aver subito un provvedimento è attraverso l'intervento di altri che gli dicono: però guarda che io il tuo contenuto non lo vedo più, oppure per vederlo per esempio non devo partire da luoghi diversi o avere indicizzazioni diverse o magari accettare determinati disclaimer, no? Per esempio sì, è tipico il caso di contenuti ritenuti ingannevoli a cui si deve dire sì, d'accordo, questo potrebbe essere un contenuto ingannevole, fammelo leggere lo stesso, però quello è chiaramente un contenuto oscurato, no? Almeno in prima vista. Il questionario ci mostra anche che le piattaforme tendenzialmente non rispondono sempre alle richieste di spiegazioni. Solo il 50% dei casi riportati nel nostro questionario è ha avuto una felice risposta, che poi non per forza vuol dire che ha una risposta, diciamo, positiva per l'utente, ma semplicemente gli sono state date le spiegazioni che gli ha richiesto. Questo tra l'altro è uno dei nuovi requisiti del Digital Services Act, di avere un sistema di risposta, di appello alle decisioni di rimozione. Giusto, e notate tra l'altro una cosa psicologica, potremmo dire, un elemento psicologico, sociologico, chiamiamolo anzi, nella misura in cui soltanto il 50% dei nostri rispondenti ha proprio fatto richiesta di spiegazioni, cioè non solo la piattaforma ha risposto nel 50% dei casi, ma gli utenti, solo la metà degli utenti che ha subito dei provvedimenti ha richiesto queste spiegazioni. Come mai? Perché ovviamente nel momento in cui una persona su internet viene censurata, limitata o in altro modo comunque le viene fatto un provvedimento, si arrabbia e c'è il rischio di radicalizzazione, visto che nessuno non gliel'ha ordinato al medico di stare su Facebook, lui prende e va da un'altra parte senza neanche molto spesso chiedere delle spiegazioni, no? E infatti, questi sono poi, diciamo, forse questa è la slide più interessante a proposito di questo, vediamo quali sono i casi online di censura più comuni che abbiamo rilevato, cioè rispetto al nostro questionario quali sono i temi più caldi, fondamentalmente più a rischio di censura. Primo posto, lo vedete, proprio di gran lunga sono stati i vaccini.
La questione dei vaccini, tra l'altro, è una questione che mi interessa molto, la chiarezza dei terms and conditions di cui ha parlato Maurizio prima. Perché io e Maurizio, in particolare lui, si siamo accorti nel corso del tempo che Facebook, per giustificare, in particolare la Facebook, ma probabilmente non è l'unico, per giustificare i numerosissimi provvedimenti che ha preso verso account che in qualche modo sindacavano, per così dire, varie questioni dei vaccini, è stato quello di aggiornare costantemente nel corso del tempo i propri terms and conditions, ma anche con cadenza settimanale addirittura, in base a come nel corso soprattutto della pandemia la tecnica faceva presumere che ci fosse una verità, chiamiamola così, o comunque una dottrina mainstream, perlomeno proveniente all'epoca, analizzato da Fauci, no? Quindi governo Trump, eccetera. Di conseguenza, cambiando questa narrativa, spesso cambiavano anche i terms and conditions di Facebook, ma con una frequenza veramente molto celere. Il risultato... Diciamo che tutte le piattaforme sono dotate di una policy, di una COVID policy. Nel 2020, tardo 2020-2021, però erano policy che poi venivano aggiornate appunto on a weekly basis, perché poi cambiavano, magari si basavano sul WHO, però anche lì le indicazioni cambiavano. E quindi questo pone, vabbè, dal punto di vista giuridico, anche il problema di come si può rispettare una policy che cambia continuamente. Io mi iscrivo, sottoscrivo un contratto, una policy, però poi la policy cambia e così via. Questo anche appunto riguardo quello che dicevi tu, Maurizio, sul DSA, no? I nuovi requisiti del DSA, che tra l'altro impongono terms and conditions chiari, no? Precisi e così via. Questo chiaramente non è compatibile, no? Un discorso di questo tipo non possono cambiare con questa frequenza. Comunque, quindi vaccini al primissimo posto. Ai secondi posti abbiamo manifestazioni, per così dire, di odio generico, non per forza indirizzate magari a un destinatario specifico, ma magari appunto post particolarmente violenti o comunque irruenti, post di politica, anche qui contenuti sicuramente non per forza illegali, ma in qualche misura discutibili dall'etica, per così dire, delle piattaforme. Soltanto indietro post simili di natura sulla guerra, soltanto indietro, dicevo, elementi che per i veterani dell'internet erano più comuni una volta, quindi ad esempio le questioni sul nudo, le questioni sulle, che io ho chiamato, le parole vietate, le sconvenienze, nonché le violazioni di copyright. Cosa intendo con questo? Intendo, questi erano, per così dire, almeno anche a mia memoria, i tipici casi per cui si veniva bannati su internet, no? Sia erano postate foto di nude, sia era bestemmiato, quindi parole vietate, solitamente in Italia la bestemmia su internet è tollerata molto poco, o si era violato il copyright. Ecco, lo vediamo qua, rispetto a ciò che è stato riportato nel questionario, queste sono forme residuali di provvedimenti, no? Sono casi residuali, non sono più la maggioranza. Come mai è così? Perché secondo me c'è un'etichetta che si è imposta, quindi la gente non si lamenta neanche più se posta la foto di nudo o bestemmia scrivendo e poi gli vengono fatti dei provvedimenti. Ormai è opinione comune che sia giusto così, per così dire, no? Cioè, sia un po' stratificata questa sorta di etichetta che rispetto a una volta fa in modo tale che vengano percepiti come meno invasivi i provvedimenti su questi temi che ormai sono, diciamo, condivisi come da evitare su molti luoghi dell'internet. La natura del contenuto dei nostri rispondenti, che sono stati appunto censurati in altro modo, hanno subito provvedimenti, è per grandissima parte originale. Il contenuto originale vuol dire il contenuto prodotto dallo stesso utente che poi lo pone, quindi lo diffonde, e quindi lo stesso utente che poi subisce conseguenze. Il contenuto invece ripostato da altri è quello di terzi, che ovviamente viene ripostato, no? Cioè viene ripreso da chi poi subisce direttamente il provvedimento censore. Comunque, appunto, come vediamo, la maggior parte è contenuto originale. Alcuni esempi concreti, qua abbiamo un... appunto, vi pongo alcuni esempi divertenti. Abbiamo selezionato un po' di esempi che a nostro giudizio non rientrano né nel contenuto illegale né nel contenuto in violazione dei termini e condizioni, quindi abbiamo scelto questi come esempi. Cioè, rapidissimamente, esempi su Cospital, transfemminismo, capitalismo patriarcale, per così dire, magari espresso anche con un tono un po' irruento, questo è stato censurato perché viola, come leggiamo nel quarto punto delle linee guida in materia di violenza e organizzazioni pericolose, non è stato chiesto un riesame, anche qui l'utente ha preso e se n'è andato.
Qua c'è una critica del sistema woke su Twitter, interessante dire che l'utente censurato ha detto che le limitazioni imposte al suo account qua sono state tolte dopo l'arrivo di Musk. Questo sì, è stato in larga parte nell'epoca pre-Musk, quindi per quello che Twitter è anche molto alto. È vero, sì, bravo. E la policy, come sappiamo, è cambiata. Altro esempio, qua sempre, insomma, uccidi l'uomo in bianco cisgetero. Questo può essere anche un esempio di come i filtri non sanno interpretare le metafore o... Chiaramente questo è stato interpretato erroneamente come contenuto violento, in realtà è ovviamente una metafora, uccidi l'uomo bianco cisetero. Cisetero ho imparato lì che cosa vuol dire, prima non lo sapevo, però è un termine. E poi questa era nello specifico una foto che ritraeva una scritta su un muro, quindi cioè era appunto... Sì, tra l'altro appunto con l'algoritmo che ha letto la scritta sul muro, cosa anche non banale fino a qualche anno fa. Giusto. Ecco, questo è un esempio importante perché è semplicemente uno che aveva assistito a un comizio politico della Lega a Milano, ha postato delle foto e per quello che abbiamo visto noi non c'era nessun contenuto violento, almeno nei messaggi, poi non so se... E questo è stato, ha avuto un account temporaneamente sospeso per attività sospette. Secondo me questo è un caso di intrusione abbastanza grave nella libertà di espressione, perché la manifestazione del pensiero politico è proprio per definizione l'espressione tutelata dalla Costituzione. Richiesto il riesame, la piattaforma non ha risposto. Vaccini, anche qua, agenzia ANSA, uno aveva ripostato questo articolo dell'ANSA che diceva Covid ricostruite, insomma, cause potenziali di danni da parte dei vaccini. Sì, qui ci sono molti esempi di come le piattaforme hanno una specie di overreaction sulla questione dei vaccini. Qui addirittura era stato linkato un contenuto di un'agenzia ANSA, quindi non una conspiracy theory o nulla del genere. Che mostrava fondamentalmente alcune possibili criticità sul vaccino, in realtà semplicemente alti livelli di proteina spike, poi le conseguenze erano tutte da determinare e già solo per il fatto che appunto questo contenuto è stato ripostato, il post è stato rimosso. Perché? Perché mancava il fact checking. E qua vi lascio comunque riflettere sul fatto che chi controlla i controllori, cioè chi dice che il fact checking è corretto oppure no, cioè anche questo è un tema, no? Altro esempio? Questo qui sì, è un contenuto uscito su un giornale, sulla verità, sulle mascherine, e anche questo, l'articolo è stato ripostato e l'account è stato sospeso per 5 giorni, violazione delle regole della community. Provvedimento confermato. Provvedimento, riesame richiesto, provvedimento confermato. Guerra in Ucraina, altro esempio tipico, qua di nuovo manca il fact checking secondo la piattaforma. Qua fu ripostato un video su YouTube che trattava della guerra in Ucraina, probabilmente in termini, non dico filorussi, ma comunque contrari, diciamo, allo standard di quel periodo, ed è stato ritenuto appunto falso perché mancava secondo la piattaforma il fact checking. Però di nuovo io qua vi lascio riflettere su chi è che decide, chi fact checka in che modo. Tutto in uno, questo grande post che le prende tutte, vaccini, clima e guerra in un colpo solo, account sospeso in alcune funzionalità, violava la policy della community. Qua fondamentalmente c'era un post contro l'obbligo vaccinale, un altro su cui si criticava l'allarmismo climatico e infine c'era pure la foto del battaglione Azov, che sapete che appunto ha delle sicuramente nelle nature neonaziste in sé. Un altro post qua sempre carino di contenuto che inneggia all'odio, dico qua sicuramente né illegale né in violazione di norme, post di critica e odio nei confronti dei cani. Sappiamo che i cani evidentemente sono particolarmente sono considerati particolarmente sensibili dalle comunità online. Questo post è stato rimosso, è stato semplicemente rimosso questo post, questo veniva da Reddit, è un esempio di Reddit. Il riesame è stato richiesto, gli è stato poi nel secondo paragrafo leggiamo, il post sarebbe stato dovuto essere completamente riformulato per essere reso meno estremo, ma ovviamente questo gli avrebbe fatto perdere tutto il succo autoriale, dice l'autore. Quindi quali sono le perplessità che rileviamo a partire da queste considerazioni? Beh, sicuramente la prima, come dicevamo con Maurizio, è che questi terms of service
e le, diciamo, le condizioni non contrattuali alle quali si accede ai servizi online sono spesso troppo generici, sono spesso cangianti, non sono certi, non sono rispettosi di quelli che dovrebbero essere requisiti anche secondo il Digital Services Act, cioè ci vuole maggiore precisione, maggiore certezza. Nel caso di quelli che io ho chiamato come sconvenienze, cioè appunto il discorso irruento, il discorso un po' volgare, le parole vietate e così via, i provvedimenti che abbiamo rilevato sono per lo più arbitrari, cioè nel senso che a volte non c'è neanche all'interno di Terms of Service la previsione di, per esempio, se bestemmi ti vieni bannato, spesso non esiste ed è un si dà per scontato evidentemente, ma non c'è scritto, no? C'è poi un altro rischio che vi pongo, così è un rischio residuale, però esiste, il rischio io lo chiamo di marchio a fuoco sull'account, cioè una volta che uno subisce provvedimenti sul suo account, il suo account rimane marchiato, il provvedimento rimane visibile sull'account anche quando è decaduto, e questo ovviamente è un problema gigantesco, perché uno vuole avere la fedina penale, per così dire, di internet sbandierata, no? Evidentemente c'è anche un problema così di tutela anche del reo dopo l'espiazione della pena, chiamiamola così. Vi dicevo prima, appunto, ma lo ripeto brevemente, che i casi tradizionali di censura online sembrano ormai tendenzialmente accettati, comunque sono meno percepiti come odiosi, quindi il nudo, le espressioni volgari, le violazioni copyright, tendenzialmente la gente se le commenta poi sa che si deve aspettare delle ritorsioni. E come ultima cosa che vi dico, riprendo ciò che ho parzialmente trattato all'inizio, cioè la censura diretta non è l'unico sistema con cui si cerca di modificare la narrativa, diciamo così, da parte delle piattaforme, o comunque si influenza il contenuto da parte delle piattaforme. C'è anche questo sistema di deindicizzazione o di demonetizzazione, che non è una censura nella misura in cui toglie del contenuto e ne previene la fruibilità da parte di altri, semplicemente ne rende sconveniente la creazione e la diffusione. Un esempio tipico, ne abbiamo due qua, di nuovo io conosco bene YouTube, quindi vi parlo di questo, c'è questa famosa intervista di Tucker Carlson, molto discutibile, a Putin, che ha fatto centinaia di migliaia di visualizzazioni nelle prime ore, dopodiché non era più trovabile su YouTube, non era possibile cercarla proprio nella funzione di ricerca, bisognava avere il link diretto e non era stata resa non in elenco, era proprio stata in qualche misura deindicizzata la piattaforma. La seconda cosa, se voi siete come me dei fruitori di alcuni video sulla guerra in Ucraina per informarvi a 360 gradi o perlomeno provarci, saprete che molti dei video che vedete su YouTube sono deindicizzati e demonetizzati, quindi vuol dire che chi crea quei contenuti lì deve aspettarsi di guadagnare zero e di conseguenza diventa alla lunga sempre più gravoso, no? Lavorare senza compenso. Questo è un sistema ovviamente non diretto, ma indiretto, potremmo dire, di censura. Va bene, allora per concludere, il Digital Services Act è stato presentato anche nelle sue linee guida come un regolamento che introduce una serie di nuovi obblighi anche abbastanza gravosi rispetto alle piattaforme e che in qualche modo accentua il processo di controllo sui contenuti online. Tuttavia, a un'attenta lettura del DSA si evince che non è un via libera a qualunque tipo di limitazione del contenuto, soprattutto se per effetto di ingerenza dei governi, della politica e così via. Infatti la censura si esercita solo su informazioni illecite o espressamente vietate dai terms and conditions, i quali a loro volta non possono vietare qualunque cosa, ma non possono essere discriminatori, arbitrari o iniquo. Quindi ogni intervento che eccede queste limitazioni noi consideriamo che sia in conflitto con l'articolo 21 della Costituzione e le norme equivalenti del diritto europeo, o in alternativa deve essere considerato come un intervento di natura editoriale, quindi con le conseguenze di riaprire la vexata question se le piattaforme siano editori o hosting neutrali. In sostanza, se la piattaforma censura troppo poco, rischia di incorrere nelle sanzioni del DSA. No? Adesso è di un mese fa, è entrato in vigore a tutti gli effetti del DSA, e subito il primo
provvedimento della Commissione è l'apertura di un'indagine contro TikTok, non per casi di disinformazione o hate speech, ma per aver introdotto una piattaforma che dà dipendenza ai giovani. E possiamo chiederci come le altre piattaforme invece non hanno la dipendenza, la piattaforma cinese, vabbè. E quindi se censura troppo poco rischia di incorrere nelle sanzioni di non rispettare gli obblighi imposti dal DSA, ma se censura troppo perde il carattere di servizio neutrale e passivo e si espone a responsabilità civile risarcitoria, il che diventa un editore, il che apre però prospettive interessanti eventualmente per azioni collettive a difesa della libertà d'espressione. Ma questo, diciamo, aprirebbe un altro capitolo e vi ringrazio. Allora abbiamo una decina, 15 minuti per domande anche da casa, come si dice. Fatevi sotto. Posso dire qualcosa io? Certo. Grazie mille per la presentazione. Allora, condivido così le riflessioni ad alta voce che ho fatto ascoltandovi. Allora, prima questione, diciamo che tutto quello che noi oggi diciamo sul DSA è sconta l'assenza dell'interpretazione giurisprudenziale, che è un grosso problema rispetto alle nostre riflessioni, no? Perché poi in effetti la responsabilità del provider in salsa direttiva e-commerce l'abbiamo dettagliata e compresa soltanto a partire dal 2011 forse, no? Cioè le prime sentenze, L'Oreal, Google, eBay, quindi ci sono voluti 10 anni per capirne di più e credo in realtà che su questo regolamento ci siano dei profili ancora più problematici, penso per esempio a tutta la disciplina sui rischi sistemici, no? Che è scritta così non è che dica granché, bisognerà poi vederla certo Nell'interpretazione giurisprudenziale. Io devo dire, penso che ci sia stata un'enfasi forse un po' eccessiva sulle limitazioni della libertà di espressione realizzate dal regolamento, perché a me pare che il lavoro sporco l'avesse già fatto la direttiva copyright in qualche modo, no? E l'articolo 17, le limitazioni introdotte da quella direttiva sono invece, sì, cioè in quei giorni, per carità, ci ricordiamo, no? Le grandi proteste che c'erano state prima dell'approvazione del Parlamento, però poi successivamente le riflessioni sull'impatto in termini di libertà di espressione, il rapporto tra tutela di diritti tipo patrimoniale invece violazione dei diritti della personalità si è un po' così sopito. Mi pare, e su questo vi chiedo, che non ci sia ancora una piena, diciamo, un pieno coordinamento tra la direttiva copyright e questo regolamento. Noi ragioniamo in termini di lex specialis, però su tante cose in effetti forse avremo bisogno di non so, qualche dettaglio in più, penso anche a tutto il procedimento della segnalazione che nella direttiva copyright non era in alcun modo dettagliato, nella nostra legge di adozione c'è una procedura di segnalazione però ancora diversa da quella prevista dal regolamento sui servizi digitali, quindi il quadro mi sembra complessivamente un po' intricato. Punto 2, è un caso interpretativo, vi segnalo il trittico, probabilmente lo conoscerete, di ordinanze Facebook Casa Pound, ordinanze italiane tra il 18 e il 20, Roma-Siena, casi praticamente equivalenti, i giudici riescono a dare interpretazioni tutte e tre diverse. Quindi il primo, uno dice Facebook non è un soggetto privato qualsiasi, qui c'è un problema di pluralismo politico, quindi Facebook non poteva chiudere l'account, un altro dice la pagina Facebook di Casa Pound ospita contenuti di incitamento all'odio e quindi deve essere disattivato in nome dei diritti costituzionali, e Siena dice c'è una violazione dei termini e delle condizioni rispetto agli standard di comportamento degli utenti, quindi c'è una grande difficoltà anche di qualificazione da parte dei giudici. Ultimo punto, io non so bene se quelle
prescrizioni del regolamento sui servizi digitali riferite ai termini d'uso ci possano aiutare un po' di più rispetto ai problemi che individuate voi, cioè tutto ciò che è illecito al di là della legge e dei termini d'uso. Cosa voglio dire? Cioè voi dite la piattaforma non può escludere contenuti che a suo piacimento non siano da... Però io di questo non sono così convinta, nel senso che la norma dice che non devono essere discriminatori arbitrari. Però arbitrari che diavolo significa? Cioè qual è il rapporto che c'è tra la volontà contrattuale e l'arbitrio contrattuale? Questo è, insomma, è un grosso tema, no? Perché cos'è l'arbitrio contrattuale? Ma se io dovessi dire a casa mia non entrano le persone che indossano scarpe rosse perché il rosso non mi piace, questo non realizzerebbe una forma di discriminatorio, immaginiamo che questo diventi oggetto di un contratto, che ne so io, non integrando gli estremi di condotte antidiscriminatorie secondo il diritto antidiscriminatorio non ci darebbe dei problemi. Se Facebook dovesse decidere che non vuole contenuti pubblicati su gatti, cioè qual è lo standard con cui definiamo l'arbitrarietà in termini negativi? Cioè su questo secondo me c'è proprio un problema di struttura contrattuale su cui... Sì, ma allora su questo tu ne sei molto più di tutti noi messi assieme, perché cioè, hai fatto un sacco di lavoro, hai fatto anche una monografia su questo, però io penso che la cosa va giudicata a partire dai diritti fondamentali, quindi dal diritto primario dell'Unione. Se la discriminazione no scarpe rosse, no gatti, può anche starci, però discriminazione invece che va a intaccare contenuti essenziali del diritto della manifestazione del pensiero, quello probabilmente no. No, per esempio non credo che possano essere consentiti termini che escludono per esempio appartenenti a un partito politico, appartenenti a una certa a un sindacato, oppure cittadini di un certo paese. Certo. Questo credo che siano chiaramente discriminatori perché è in conflitto con i diritti fondamentali, però è chiaro che qui brancoliamo un po' nel buio. Io trovo però interessante che il DSA almeno menzioni questo limite alla libertà contrattuale, quindi poi dopo sarà ai giudici interpretarla, ma credo che lì si apra almeno uno spiraglio di speranza, se no non abbiamo più speranza. No, quello è un tema. Poi c'è il secondo tema che appunto di cui in parte abbiamo parlato anche durante questa presentazione, che esistono in terms and conditions, sono svolti secondo l'arbitro contrattuale, nessuno li mette in discussione, però poi non vengono neanche applicati del tutto all'interno dei provvedimenti censori, delle sì, o cambiano completamente, quindi esatto, no, questo poi è l'altro discorso. Due aspetti dello stesso, certo. Esatto. Forse c'era una domanda. Sul resto sono molto d'accordo. No, sono d'accordo anche sul fatto che il copyright ha aperto la strada. E sul coordinamento, sì, quello è un problema grosso. Chiaramente le violazioni del copyright sono nominate nel considerando del DSA tra gli esempi di contenuti illeciti. Ovviamente il rischio sistemico si dovrà per forza riguardare anche il rischio di violazione del copyright. Quindi... C'è anche proprio il rischio sistemico, violazione di diritti umani fondamentali, no? Cioè, quindi sulla libertà d'espressione è quasi, non so, un cane che si muove la coda tutto questo discorso. E comunque appunto l'indagine della Commissione adesso è proprio sul rischio sistemico che TikTok non avrebbe individuato. Sono altre domande? Io volevo fare un'osservazione, ma non so se però c'era qualcuno, non vorrei che, siccome sono da casa, allora... Se c'è qualcuno da casa, prendiamo subito. Allora non discriminiamo i... Esatto. No, vabbè, l'ho visto male. No, vabbè. No, Carlo Blengiano mi stupiva che Carlo non intervenisse, quindi sapevo di dover attendere. Va bene, sentiamo l'intervento provocatorio di Carlo. No, no.
mi pare interessante una prima osservazione è questa: non calcoliamo mai la libertà di espressione delle piattaforme, che è paritaria rispetto a quella degli utenti, cioè i limiti ai termini of service, un conto è visti da un punto di vista contrattuale, che sono quello di tutto, ma la libertà della piattaforma di non pubblicare contenuti woke piuttosto che non contenuti di destra piuttosto che non è comunque una forma di libertà di espressione, perché imporre di non bannare qualcuno vuol dire imporre di dire qualche cosa, e imporre di dire qualche cosa è considerato una libertà di espressione. E sentita l'osservazione. Sì, l'ho sentita, però su questa cosa ci ho riflettuto, ma io ho un dubbio, Carlo, non è che questo è un'impostazione americana e non è invece compatibile con il nostro ordinamento, perché il nostro ordinamento tutela la libertà di espressione dell'editore, non della piattaforma. La piattaforma, se la piattaforma... Guarda, nella sentenza Pirate Day, la Corte di Giustizia riconosce in Pirate Day la titolarità del diritto alla libertà di espressione nella piattaforma come mezzo di espressione, cioè il mezzo di espressione diventa un elemento fondamentale della libertà ovviamente dei soggetti che gestiscono, per cui io titolare di una piattaforma attraverso quello di mezzo lì esprimo ed esercito la mia libertà di espressione. Su questo poi la Toto ha pirata lei, cioè... No, aspetta, però, Carlo, questo perché Pirate Bay comunica al pubblico, non è una, perché non è un hosting neutrale. Allora tu o sei hosting neutrale o sei uno comunicatore al pubblico. Se comunichi al pubblico, certo che hai la libertà di dire e di non dire, ma se sei uno hosting neutrale, passivo, che beneficia della limitazione di responsabilità, Non lo so, lo faccio però, come domanda. Come... Scusami, sì. Pirate Bay non era molto diverso da qualsiasi altra piattaforma. Assolutamente diverso. Assolutamente. Era user generated content. No, Pirate Bay, la Corte dice che Pirate Bay non è una piattaforma, che dice che non è uno hosting che beneficia dell'articolo 14, dice che Pirate Bay comunica al pubblico i propri contenuti. È certo che quella è una parte critica, però riconosce a Pirate Bay la libertà di espressione intesa come mezzo per la comunicazione al pubblico, cioè non riesco a capire questa differenza, cioè non vedo perché io che organizzo Twitter, cioè Elon Musk piuttosto che non X, piuttosto che non YouTube, cioè chi gestisce quelle piattaforme non dovrebbe avere, nel momento in cui io Stato impongo di non bannare Trump, dico per dire, io limito la libertà di espressione di chi gestisce quella piattaforma e anche di bannare Trump, perché gli impongo di lasciar dire una cosa che io non intendo dire tramite la mia piattaforma. Io non lo so, sono dubbioso su questo punto per la ragione che ti ho detto, che la piattaforma, se intende beneficiare dell'esenzione come hosting passivo, allora non può deve comportarsi da non può esercitare, non può modificare il contenuto, non può, la Corte della Cassazione ha dato tutta una serie, un elenco molto lungo di però attenzione, mi sembra che hosting attivo e hosting passivo siano ormai per la nostra fortuna da dimenticare, nel senso che tu sia passivo o che tu sia attivo, oggi il regime è completamente diverso, quello è una problematica tutta europea, cioè hosting passivo e hosting attivo è una creazione giurisprudenziale che non stava in piedi fin dall'inizio. Può venire in soccorso. La Cassazione nel 2019 ha detto che invece vale la distinzione. Ma la Cassazione arriva sempre tardi, però il regolamento non c'è più, il regolamento non lascia intravato però il regime. Com'è? Sì, il regolamento lascia inalterato il regime dell'e-commerce. Però secondo me il ricorso, cioè diventa espressamente di neutrale, questo è interessante.
Chi vuole però per Marco Sussi? Sente del DSA, è la prima volta che c'è in Europa la clausola del buon samaritano, che era solo il 210, certo, scritto europea, cioè scritto in un modo che vale niente, certo. Però no, certo, questa è una novità interessante, che comunque questa è importante, sono d'accordo. Questo modifica probabilmente un po' il profilo. È la problematica di quello che era il passivo e l'attivo, perché io posso essere straattivo e beneficio delle responsabilità, tutto, cioè non è che poi, cioè io dobbiamo avvicinarci al 210, oppure diciamo che non ci avviciniamo, però facciamo un passo alla metà, se no che senso ha mettere l'articolo 7? Dice, se tu fai tutto quello che dice il DSA, non sei responsabile. Ma l'articolo 7 è per rendere compatibile l'impianto e-commerce directive con il DSA, se no... Appunto, quello svuota... Per coordinare le due... Vuota la classificazione di attivo e passivo, e che non aveva già senso, secondo me, in realtà. Posso? Marco, vai. Ciao. Secondo me il tema che pone Carlo è interessante e penso che prima o poi qualche grande piattaforma farà causa per aver chiarito questo aspetto, no? Perché solo i cittadini devono avere la libertà di espressione, anche le piattaforme vogliono avere la libertà di espressione. Adesso il tema è che c'è il DSA che mette dei limiti alle grandi piattaforme, quindi quei limiti sono legittimi oppure no. Ma qui il tema interessante diventa un altro, secondo me. Per una grande piattaforma che ha grandi interessi economici, è peanuts fare una causa per diventare meglio i propri diritti. Invece i singoli cittadini che sono abusati dalle grandi piattaforme, che decidono cambiando le condizioni di servizio ogni settimana se possono postare e come possono postare parlando del Covid, non fanno causa, perché le vostre statistiche ci documentano che preferiscono uscire e andarsene, no? È normale che non facciano causa. Fare causa per ottenere un risarcimento infimo, rischiando un sacco di soldi, non è ragionevole per il singolo cittadino. Quindi a me pare che questo sia il tema interessante, la simmetria di potere che c'è tra il singolo e la grande piattaforma, che, come dice Carlo, giustamente, cioè come suggerisce Carlo, certamente sfrutterà gli spazi maturi, i dubbi, no? Per posizionarsi meglio. E il singolo che fa? Ecco, questa è la mia riflessione. Secondo me ti risponde direttamente Massimo, che lo vedevo un po'... No, io ho ancora un'idea un pochino diversa ancora, nel senso che ho la sensazione che al di là del problema teorico e giuridico su se le grandi piattaforme possono o meno rivendicare l'esercizio di libertà di espressione, io credo che non ne abbiano nessun interesse, nessuna voglia, e loro vivono di questa opacità che voi avete straordinariamente ben rappresentato e che è il vero elefante nella stanza, perché io ho seguito con grande interesse e dentro di me stavo cercando di ricostruirmi se c'era una matrice comune di questi interventi, cioè se io, guardando ai singoli interventi, ero in grado ex post di dire: bene, la linea editoriale è questa. La linea editoriale ha due significati, uno giuridico che avete descritto e uno lato senso politico, cioè di indicare ex ante, un tempo aveva questo ruolo di indicare ex ante al fruitore di un'informazione qual era la linea dell'editore, e quindi io, diciamo, fruitore dell'informazione, ero tutelato perché fin dal principio sapevo in che direzione andava l'editore stesso e potevo un po' commisurare il suo intervento a quella linea editoriale. Per quanto mi possa essere sforzato a cercare di capire se c'era una matrice comune
di questi interventi rispetto ai contenuti che avete definito come non illeciti, io l'unica matrice che ci ritrovavo, che è un po' la cosa che dice Balkin quando parla dei nuovi, dei nuovi diciamo, problemi relativi alla libertà di espressione, è che questi intermediari, come dire, sono attenti alle aspettative che gli provengano dall'alto e dal basso, che accolgono nella misura in cui quelle aspettative non mettano in discussione il loro modello di business. Per cui io intervengo sentendo un po' l'area del momento e vado a intervenire su questo tema, su quell'altro, che descrivono l'attualità, dove però questo mette, secondo me, in discussione l'idea del filtro automatico. Perché il filtro automatico qui è un filtro in cui io voglio sapere, rispetto a questo filtro automatico, quanto incorpora by design valori che non sono stati inseriti per tarare il parametro in tempo reale. Perché se il filtro fosse veramente automatico dovrebbe esserci una linea comune riconoscibile. Se invece questo filtro opera on a weekly basis, on a monthly basis, o a seconda di quello che è il problema politico contingente, non è più automatico questo filtro. E allora il tema dell'ex post è molto importante, ma se questo filtro poi viene utilizzato ex ante, noi non arriviamo nemmeno a sapere che cosa viene. E allora lì il tema, tu hai sottolineato perfettamente il problema dell'arbitrarietà, però questo problema dell'arbitrarietà si scontra proprio con il tema di quanto c'è di valore inteso by design, messo dentro al filtro automatico di volta in volta, perché quello a quel punto, diciamo, è non più arbitrario, perché se io ho il problema di dire, visto il governo di turno, visto il potente di turno, io devo accontentare un po' l'uno, accontentare un po' l'altro, e quindi taro in ragione di quello, diventa una libertà di informazione correlata a quella di espressione che è troppo ritagliata sul contingente. Questo secondo me è un problema democratico, poi per carità il diritto dà le risposte che riesce a dare, però solleva un problema democratico grosso. No, assolutamente d'accordo su quello che hai detto, è proprio così, è una cosa che sì, non abbiamo sottolineato nella nostra presentazione, ma è assolutamente vero, le piattaforme forse per loro non avranno nessun interesse, se non a moderare i contenuti nel senso di ovviamente creare un ambiente più economicamente viabile possibile, ma anche accogliente, perché sai, se tu chiaramente non devi trovare che con l'esigenza di massimizzare il valore esatto, questo era più circolanidati, più circolanti monetizzabili, più gente per il resto sono evidentemente l'effetto anche di pressioni dall'alto, pressioni dal basso, forse più dall'alto. Io vi faccio solo notare che la situazione, io condivido pienamente, ma può essere ancora più complessa di così, perché quando noi vedevamo ad esempio qua la censura del post su Salvini, se, cioè qua adesso io non so se l'attuale governo, però a volte non ce n'è, cioè è vero, provi ad accontentare il potente, provi ad accontentare il basso, a volte però provi ad accontentare più il basso che il potente, a volte, quindi è tutto, sono d'accordo. E poi io vorrei tanto sapere di più di questi filtri, perché cioè se io guardo gli interventi che voi avete mostrato, si fa fatica a capire se sono un problema semantico, problema dei limiti di automazione, se incapacità, oppure ci sono parametri che vengono utilizzati, ormai, come dire, alcune problematiche semantiche attraverso tutto il resto che conosciamo possono essere ben affrontate in una direzione piuttosto che un'altra. Quindi il cosiddetto filtro automatico può essere parametrato. Se è parametrato io lo voglio sapere, vorrei sapere. Certo, ma cioè, probabilmente questo obbligo potrebbe anche rientrare in quelli posti verso l'attività di essere questo obbligo di trasparenza. Questo è fondamentale, perché questa è la cosa principale. Aggiungerei, se mi consentite, due cose brevissime, sono queste. Uno, secondo me è interessantissimo analizzare Twitter che diventa X, che cambia profondamente la piattaforma per una scelta editoriale dichiarata,
e che adesso sta lottando contro la legge australiana ben emanata, in cui Musk ha preso la posizione che è quella di dire: voi limitate la mia libertà di espressione, che quella australiana è una sorta di verifica della disinformazione, andandosi a incastrare su un concetto che è un concetto che anche nel DSA non c'è e invece la Commissione utilizza costantemente. Questo è un passaggio che mi inquieta molto, nel senso che in tutto il DSA la parola disinformazione è citata due volte nel considerando e mai nel testo dell'atto, e invece la Commissione la usa costantemente come l'elemento di paragone, e questo mi sembra molto pericoloso. La seconda cosa che mi permette di dire è che il DSA, secondo me, è una normativa importante, rimane un'interferenza dello Stato nella libertà di espressione e delle piattaforme e dei cittadini che le piattaforme utilizzano. Su questo io non ho dubbi. Cioè, quelli del DSA, soprattutto se si slabrano i confini dell'illegalità e si scende, si va sulla disinformazione, sulle fake news, su la sconvenienza, eccetera, eccetera, quella è una legge che a mio parere non è compatibile se interpretata in quel modo lì. E guardate, il DSA è molto attento a non nominare mai la disinformazione, ma non è così attento il regolatore che è la Commissione, e questo mi piace molto, ed è, secondo me, un'interferenza limitata di sensi della CEDU, punto. Questo è se interpretato in modo. No, d'accordissimo con te, la disinformazione in realtà rientra dalla porta di servizio dei codici di condotta, che secondo alcune interpretazioni sarebbero di fatto obbligatori adesso con DSA, e questa è adesso la posizione della Commissione. Le esternazioni contro Twitter vanno in questa direzione. Twitter adesso ha abbandonato il codice di comportamento sullo hate speech e sulla disinformazione, e la Commissione ha subito fatto sapere che questa è una violazione del DSA, dando per acquisito che l'adozione del codice di comportamento sia un requisito essenziale nel DSA, cosa appunto su cui probabilmente ci sarà litigation, ci saranno pronunciamenti. Ma... E per questo che mi pare molto interessante la produzione di X da valutare, perché X è diventata una piattaforma orrenda e inutilizzabile. Io l'ho abbandonata perché non vedevo più nulla di ciò che mi interessava, vedevo solo robe terrificanti. Ma detto questo, e quindi lungi da me difendere X è un caso perfetto in cui c'è chiara linea editoriale e c'è chiaro un scontro dietro la libertà di espressione. Va bene, allora io dovendo forse Antonio. Io sono il moderatore di me stesso, dico che abbiamo già sforato un po' i nostri tempi, quindi Antonio, vuoi chiedere adesso o dopo il collegamento? Possiamo fare anche un altro momento, tanto ci vediamo. Va bene, allora diciamo, dichiariamo chiuso il lunch seminar e poi restiamo magari collegati, così facciamo ancora due chiacchiere tra di noi. Grazie a tutti. Grazie.